Il comunissimo zucchero bianco tossico, altamente tossico, di barbabietola da zucchero. È decisamente meno tossico, ma non è da prendere per oro colato quello che dico io. È da vedere, valutare, sperimentare. Decisamente meno tossico di tutti gli altri dolcificanti, soprattutto dei maltosi, dei malti, ossia che derivano dalla fermentazione dei cereali. Non parliamo poi delle maltodestrine, che sono micidiali, che sono alla base di quelle patologie di cui ho accennato prima, del fruttosio, che è altamente demineralizzante, con il miele, tanto per dire, lei ci va d'accordissimo col miele, Simone ci andrebbe decisamente meno d'accordo col miele. Lo dice uno che fa anche l'apicoltore, quindi il miele fa perdere sali minerali. Una persona di gruppo 0, soprattutto 0 negativo, lo può vedere ad esempio dalla perdita di sali minerali dalle unghie. Se uno mangia dei sali minerali e si trova le unghie, se uno mangia del miele si trova perdita di sali minerali, conseguentemente unghie fragili. E comunque non consiglio mai di prendere il fruttosio come dolcificante. I malti, il fruttosio, guardate, alla fine il meno peggio tra tutti i dolci è il comune zucchero di barbabietola. Che se poi adesso venisse messo in commercio lo zucchero di barbabietola biologico, come si trovano gli zuccheri di trovato. Barbabietola? Sì, c'è. L'abbiamo cercato, l'abbiamo trovato. Adesso cominciano. E per primi si sono mossi i tedeschi, sono loro, pensate, lo coltivano le barbabietole biologiche in Germania. È incredibile. Noi che abbiamo mandato a pallino tutta la nostra agricoltura, la bieticoltura e la trasformazione in zucchero, poteva essere una via d'uscita enorme, bella e stupenda. Zucchero di barbabietola, adesso lo si trova anche biologico, è difficile ma si trova già. Alla fine è il meno peggio, perché quello di barbabietola appartiene alla famiglia delle Chenopodiaceae, stessa famiglia, e anche questo l'avevamo già detto in passato, delle erbette, degli spinaci, delle barbabietole rosse, della quinoa, sono le Chenopodiaceae, un tipo di vegetali che gli esseri umani con cui ci vanno ben d'accordo. Invece lo zucchero di canna appartiene alla famiglia delle graminacee, quella a cui appartengono tutti i cereali. E con tutte le persone allergiche alle graminacee che ci sono, figuriamoci. Quindi per non parlare invece poi i malti sono tremendi, perché i malti hanno un potere veramente di fermentare tremendo, hanno un potere di assorbire zuccheri e liquidi tremendo. Quindi malto, poi adesso che va alla grande il malto di mais, il mais a malapena ci vanno d'accordo quelli di gruppo A, tutti gli altri non ci vanno assolutamente d'accordo. Per uno allergico alle graminacee, comunque, piuttosto che lo zucchero di canna, decisamente meglio lo zucchero bianco, più comune. Ma chi ha allergie respiratorie, che in genere le graminacee danno problemi di allergie respiratorie, e che si manifesta con il naso che si tappa, uno fa la prova. Prova a mangiare, a bere casomai, insieme a un liquido, un poco di zucchero, pari peso di zucchero di barbabietola e pari peso un'altra volta di zucchero di canna. E lascia decidere al suo naso. Tanto per dire, i famosi dolci senza zucchero, ecco, hanno alla base dei maltosi, ossia degli zuccheri ricavati dalla fermentazione dei cereali. Per cui può essere malto, i più corretti, le marche più corrette mettono tipo maltosio di mais, maltosio di riso, maltosio di farro o di frumento. Ecco. Quindi le persone devono imparare a leggere con estrema attenzione le etichette. Certo. E alla fine dei conti io credo che il meno peggio di tutti i dolci dolcificanti sia il comune e tossico zucchero bianco di barbabietola. Sì. Tossico, perché, eh? Sì. Ha detto anche tossico, sì, quindi sì, non sì, abusate. Sì, perché ha una pessima fama, è come il peggiore di tutti i barboni, lo zucchero bianco di barbabietola. Però c'è da dire una cosa, che primo non è un malto, che quindi non è ricavato dai cereali, perché i cereali, i malti, che sono tremendi, perché i malti
creano una tale fermentazione a livello intestinale tremenda, provare per credere, se si mangia anche un dolce che non contiene nessun tipo di farina, come può essere ad esempio un cioccolato cosiddetto senza zucchero che però al suo interno ha dentro un malto, e se uno mangia un pezzo di quel cioccolato, ma anche fondente, non al latte, si trova poi gonfiori addominali, fermentazione, perché i malti sono tremendi. Senza contare che l'altro che invece passa per essere il più bravo del pianeta, ossia lo zucchero di canna, c'è da stare all'occhio perché la canna da zucchero appartiene alla famiglia delle graminacee, per cui ha sicuramente qualche messaggio uguale e identico agli altri cereali. E poi in più c'è anche la canna da zucchero, che anche lei appartiene alla famiglia delle graminacee. Questa è una scoperta recentissima del dottor Mozzi, che ricordo la sua gioia quando me l'ha comunicata. Sì. Dopo anni che in casa avevo introdotto con difficoltà non me ne sono accorto io. Devo ringraziare una persona colpita da una di quelle malattie autoimmuni toste e terribili, la sclerosi multipla, che lei, persona attentissima, che già ci tenevamo in contatto per vedere di migliorare il suo stato di salute, almeno di stabilizzare questa patologia tosta, e si è accorta che lei quando mangiava lo zucchero di canna aveva dei problemi. Quando mangiava lo zucchero della barbabietola, che appartiene invece, deriva dalla barbabietola da zucchero, che appartiene alla famiglia degli spinaci, delle erbette, che è una chenopodiacea, a quella della quinoa, tanto per dire, non aveva problemi. Persona di gruppo sanguigno zero, quindi molto sensibile. E allora sono andato a scartabellare, cercare, vedere. E anche lei si è informata, questa persona. E niente, è saltato fuori che la canna da zucchero appartiene alla famiglia delle graminacee. E pertanto in persone particolarmente quindi sensibili... Lì se scaveranno bene a fondo, se si andrà a cercare la causa vera delle sclerosi, di queste malattie tosti, terribili, autoimmune, si scoprirà che all'origine c'è il sistema immunitario che crolla sotto i colpi di un qualcosa di quotidiano, che non viene tollerato dal sistema immunitario. Diversamente, ad esempio, viene molto santificato lo zucchero di canna, ma la canna da zucchero è una graminacea e tra un po' di tempo metà della popolazione è intollerante alle graminacee. Di questo ce ne siamo accorti, me ne sono accorto grazie a una persona che aveva problemi di sclerosi multipla. E un giorno mi chiama e mi dice: Piero, è mai possibile che quando io mangio le bevande con lo zucchero di canna ho dei problemi? Allora non sapevo ancora che la canna da zucchero fosse una graminacea. E invece dice: quando uso delle bevande con il comune zucchero bianco altamente tossico, così detto, che passa per tossico, della barbabietola, che me la sto cavando meglio. E al che ho drizzato le antenne, sono andato a vedere che razza di pianta fosse la canna da zucchero e ho scoperto che appartiene alla famiglia delle graminacee. E lì la storia è risultata chiara e chiarissima. Canna da zucchero, graminacea. Chi non tollera le graminacee, e nelle patologie come ad esempio la sclerosi multipla, le graminacee, tutte quante, mica solo quelle col glutine, hanno una grossa responsabilità. Quindi meno zuccheri vede, meglio sta, soprattutto d'inverno. Comunque il discorso degli zuccheri è che perché non siano veramente dannosi non bisogna combinarli con le farine. Lì sì che si perdono sali minerali, si causano fermentazione, quando parte la fermentazione nell'apparato digerente non c'è forza nei muscoli, non c'è concentrazione, si possono creare mucche e catarro nel naso, entra meno ossigeno. Quindi i dolci tradizionali, i nostri innocenti biscottini. A Cremona ce l'avete, i dolci giusti. Il torrone, basta che la smettano a Cremona di metterci l'aroma d'arancio dentro, il torrone è un dolce strepitoso. Poi ci sarà chi va più d'accordo col torrone alle mandorle, chi va più d'accordo col torrone alle nocciole. Il torrone e il croccante sono due dolci veramente strabilianti, danno forza, energia, continuità, perché ci sono anche i grassi e le proteine dei semi oleosi, stupendi.
Lo zucchero nei bambini può causare nervosismo e ansia? Nei bambini e adolescenti? Sì, intanto bisogna vedere che zucchero. Che tipo di zucchero, perché adesso ci sono tanti tipi di zucchero, il comune saccaroseo, certo, che è stato tanto demonizzato, io alla fine lo ritengo uno dei meno peggio. Che però quello è quello di canna? Quello di canna, la canna da zucchero, la canna da zucchero è una graminacea, ossia appartiene alla famiglia delle graminacee come tutti i cereali. Invece il comune zucchero bianco deriva dalla barbabietola. La barbabietola è una chenopodiacea, appartiene alla famiglia delle barbabietole rosse, delle erbette, degli spinaci, della quinoa, e quindi tutto sommato, ma dipende lo zucchero con che cos'è che si combina, perché lo zucchero si può combinare anche con il latte e dare forma insieme alle uova, dare forma al gelato, che può essere un dolce sicuramente tosto, può essere insieme al cacao e al cioccolato, può essere insieme invece ai buonissimi brutti e buoni, albume, zucchero e mandorle, che magari non sono così tosti e così tremendi.